Adulterio, cos'è? Libertà o caos? Cosa genera? Oggi cercheremo di comprendere un po' le relazioni moderne e, e voglio affrontare un argomento che spesso su suscita molti dibattiti e tante opinioni contrastanti, appunto l'adulterio. A prima vista può sembrare eh, un tema pesante, ma in realtà è un argomento complesso. È pertanto affascinante e penso che meriti di essere un po' esplorato. È di questo che parliamo nel video di oggi. Sei pronta? Allora iniziamo! Benvenuta, benvenuti in questo video, qua parliamo di crescita personale nelle relazioni, il mio nome è Riccardo e se l'argomento ti interessa puoi iscriverti a questo canale spuntando la campanellina, in questo modo ogni volta che pubblicherò un nuovo video tu riceverai una notifica. Ci sono alcune cose che vorrei dirti e poi iniziamo, qualcosa di rapido, ad esempio tu sai cosa è il Life Coaching Club? È quel posto dove noi ci incontriamo, virtuale, dove ci incontriamo ogni lunedì sera e parliamo di crescita personale nelle relazioni. Tu sai cos'è la community WhatsApp? È un posto dove voi potete incontrare persone che vivono nella vostra regione, non solamente in, questo, in questa community WhatsApp, ma poter entrare in contatto con loro nel territorio, quindi uscire, prendere un aperitivo, conoscervi. Quindi, è un modo per passare dal virtuale, a, virtuale al reale. Tu sai cosa sono gli ambasciatori della Dolce Rivoluzione? È un progetto che ha come finalità creare e costruire sul territorio dei gruppi di incontro dove le persone possano ritrovarsi e lavorare alla loro crescita personale. È un progetto sociale che ha come finalità il risveglio della nostra essenza divina, delle nostre coscienze, perché una società è mossa da valori. Eh, persone mosse dalla propria essenza divina, persone con ideali non sono facilmente corruttibili, mentre oggi ci troviamo a vivere in una società costruita sull'ego, quindi sul raggiungimento di eh, beni materiali, esclusivamente beni materiali, eh, quindi dal punto di vista economico, da scalate sociali, e quindi società, persone facilmente corruttibili. Quindi, sono queste tre cosine qua, oltre a Umanità e Ragione, che è un'associazione che difende la libertà e i diritti umani, quindi io se ti invito a dare un'occhiata, qua in descrizione ti lascio il link per, per approfondire. Perché adesso parliamo di altro. <ride> parliamo di, questa, di queste, eh, questo adulterio che sappiamo... Se ne parla un po', non troppo. Non sappiamo se questo significa sentirsi più liberi, eh, non sappiamo se l'adulterio può creare caos nella relazione. Io credo sia un po' di tutto, però volevo parlarne con te e cominciamo con un punto che io ritengo fondamentale. In passato: in passato, le idee e le regole sulla fedeltà erano chiare, molto chiare, erano molto rigide. E dettate da autorità religiose. Era il Papa, o un'autorità morale, a stabilire cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato. Oggi, invece, nel nostro nuovo mondo, un mondo più libero eh, e individualista, siamo noi a definire quelle che sono le regole eh, nelle eh, nostre relazioni. E questo porta con sé una maggior libertà rispetto a prima, ma anche una maggior responsabilità e molte incertezze. Le coppie non possono più fare riferimento a un'autorità esterna che dica loro come dovrebbero vivere la relazione di coppia, chi dovrebbero essere, ma devono disegnare eh, i propri confini, decidendo insieme cosa accettare all'interno di questa relazione e cosa accettare. Non accettare. Uno, uno degli aspetti più intriganti dell'infedeltà è il concetto di segretezza. La segretezza è il vero motore o uno dei motori di ogni relazione clandestina. È ciò che alimenta l'eccitazione, è quella parte di mistero. E voi pensateci, sesso e sotterfugi. Sesso e sotterfugio, sesso e sotterfugi è un cocktail eh, delizioso che intensifica ogni incontro, la clandestinità aggiunge quel pizzico, quel pizzico di adrenalina che rende tutto più, più avvincente. Ma, cioè un ma esatto, ma è importante sottolineare che eh, l'infedeltà. Non ha a che vedere solo con il sesso, perché a volte noi lo associamo al sesso, ma non ha a che vedere solamente con il sesso. Um, per questo io preferisco utilizzare un termine che è alchimia sessuale. Piuttosto che limitarmi a dire sesso, voglio parlare di alchimia sessuale. E perché questa espressione abbraccia un'esperienza più ampia, no? che coinvolge non solo il corpo, ma in realtà coinvolge anche la mente, coinvolge l'energia. Marcel Proust diceva che è la nostra immaginazione a dare vita all'amore. Lo diceva così, non è l'altra persona, siamo noi, con le nostre fantasie, la nostra immaginazione, che diamo vita a quest'amore e che un bacio immaginato può essere altrettanto emozionante a volte anche più emozionante di orere di passione reale. In effetti, in effetti, molte eh, avventure infedeli parlano più di desiderio che di sesso. Attenzione alla differenza è importante, l'avventura nell'infedeltà par parla più del desiderio piuttosto che del sesso. E spesso ciò che cerchiamo è un desiderio di, sen di sentirci speciali, di sentirci desiderati dall'altro. Vogliamo quell'eccitazione che ci fa sentire vivi, che ci fa battere il cuore, che, che ci ricarica. Eh, in realtà è più qualcosa di che ha a che vedere con l'energia, no? Piuttosto che l'amore. Eh, più un incantesimo, una, ver una vera magia che una relazione, una relazione fisica. Però, tuttavia, questo discorso eh, diventa un po' complicato quando consideriamo le diverse opinioni eh, su, su cosa significhi infedeltà. Ci sono persone, alcune persone, vedono la sfera sessuale come, come un territorio da condividere completamente e quindi in questo caso anche il fatto di coprire, scoprire che un partner si tocca, si masturba viene vista come un'infedeltà, <ride> viene vista come un tradimento. Altre persone invece non la pensano così, ritengono che concedere al proprio partner una certa autonomia erotica è anche un rispetto per la sua privacy. E questo avviene dal punto di vista, eh, diciamo, fisico, come abbiamo detto, ma anche dal punto di vista emotivo. Ci sono persone che vedono come tradimento il fatto che tu stia chattando con un'altra persona, e ci sono persone, coppie, in cui non vedono come un tradimento che tu stia chattando con un'altra persona. Quindi entra in gioco una sfera più emotiva. Quindi vedete che. Non essendoci più un ente esterno, quella che poteva essere la Chiesa, no? una guida morale a dirci cosa è giusto e cosa è sbagliato, sta a noi iniziare a capire chi siamo e stabilire poi all'interno della coppia qual è la nostra idea di relazione, qual è la nostra idea di fedeltà o a che punto, in, qual mom in quale momento potremmo iniziare a tradire l'altra persona. E poi c'è qualcosa che è, è realmente un paradosso, però io lo condivido. Ehm perché nel tentativo di proteggerci dal tradimento, eh, quello che chiediamo in molti casi è la trasparenza. La trasparenza dell'altra persona è pertanto il controllo dell'altra persona. No? Tu chiedi all'altra persona di essere completamente trasparente perché hai bisogno di controllarla. Però nel momento in cui tu fai questo, ciò che rischi è di soffocare questa distanza, eh, che, questo mistero, questo spazio che è necessario per invece per, far, per mantenere vivo il desiderio. E, è come il fuoco, anche il desiderio ha bisogno di spazio per bruciare e prosperare. Il fuoco ha bisogno di aria e il desiderio ha bisogno di aria, di spazio per bruciare e prosperare. Ed infine, infine. Dobbiamo considerare il fenomeno eh, umano noto come pregiudizio della divergenza tra attore e osservatore. Pregiudizio, segnatelo, pregiudizio della divergenza tra attore e osservatore. E quando siamo, noi, quando siamo noi a tradire, tendiamo a giustificarci con le circostanze. Troviamo delle scuse, troviamo delle scuse. Però se lo fa qualcun altro... Che accade? Subito giudichiamo il carattere, la debolezza. Eh, ce ne sono tante, no? Di persone con cui ho parlato e mi dicevano io ho sempre giudicato le altre persone perché erano state infedeli e poi all'improvviso è toccata a me, no? Eh, pensavo di potermi controllare. Quindi è un modo per scoprirci. La vita ci insegna questo, a capire chi siamo e a mettere in discussione molte delle nostre credenze che sembrano solide ed invece non lo sono. Però questa divergenza di prospettive, dal eh, tradire noi e, che, trovando scuse e tradire lui non giustificando, rende ancora più difficile eh, affrontare e poi comprendere quelli che sono i tradimenti. La vera, la vera sfida quindi è, è più che altro come mantenere vita, viva questa passione. La sfida della coppia è mantenere viva l'intimità. In un mondo in cui le regole non sono più chiare e in un mondo dove c'è tanto, a volte troppo, di tutto. Quindi è importante che noi iniziamo a trovare eh, un equilibrio basato sulla comprensione di chi siamo, dell'altro e sul rispetto, rispetto reciproco. Eh, conoscere questi nostri desideri e quelli che sono i nostri desideri, quelli che sono i desideri del partner, diventa. Assolutamente fondamentale. E adesso voglio farvi vedere una cosa. Eccoci qua. Questa era ciò che volevo farti farvi vedere. Questo libro, Così Fan Tutti, Esther Perel, Pirel, Piril. Non so come si pronuncia, come si pronunci, però questo, Così Fan Tutti, ehm, eh, Ripensare all'infedeltà. Ho letto questo libro, questo che, che, che ho appena condiviso con te, è una piccola riflessione no? che nasce proprio da qua, da questo libro. L'ho trovato assolutamente interessante, per questo te lo consiglio. Ho sottolineato, sottolineato tantissime parti di questo video, ne parleremo di questo libro, ne parleremo in altri video, però il suggerimento è come sempre. Vai nella libreria se ti interessa. Vai nella libreria sotto casa, ordinano se non è disponibile, paga in contanti e, e leggilo. Leggi e fammi sapere cosa ne pensi. Eh, se proprio non lo vuoi eh, acquistare nella libreria sotto casa, pagando in contanti, cosa che io suggerisco, ti lascio il link in, descri in descrizione, qui in basso. E adesso siamo arrivati alla fine, io volevo ringraziarti, grazie, grazie, grazie per accompagnarmi fin qua, se il video ti è piaciuto puoi condividerlo, mandalo ad un'amica, lascia un like, lascia un commento e tutto qua, io ti, ti do un abbraccio e noi ci vediamo presto.